Bene, siamo con Iose Mangione, ricercatrice in dire responsabile strutture ricerca piccole scuole. Didacta 2023 è anche e soprattutto un nodo di collegamento tra le scuole, le istituzioni. Voi avete anche questo ruolo, ce lo illustra? Sì, la sesta edizione di Didacta è stata per noi fondamentale per promuovere la nuova visione di scuola che Indire e in particolare il gruppo delle piccole scuole porta avanti, che è una scuola di prossimità, una scuola aperta al territorio, una scuola che grazie alle alleanze ripensa l'offerta educativa. Quindi un modello che va oltre quello dominante che conosciamo tutti e che ripensa un tratto fondamentale, il contratto educativo, non più soltanto il docente e lo studente, ma un contratto educativo sociale dove vi è una corresponsabilizzazione tra la scuola, la sua comunità, l'ente locale, gli spazi culturali presenti. Il felice incontro tra Indire e Lapsus ha permesso di puntare l'attenzione sullo strumento fondamentale che permette di formalizzare queste alleanze, che sono appunto i patti di comunità. Il patto di comunità è fondamentale per restituire quell'essere responsabile, ma in maniera partecipata, a supporto della scuola. Andiamo nel pratico. Un patto di comunità significa coinvolgere scuole di tutti i gradi, anche scuole di primo grado, secondo grado, primaria, all'interno di questo patto e fino a che poi passiamo all'Absus. No, volevo capire un po' la struttura di questi patti. Fino a che a livello territoriale, qual è il perimetro nel quale si vanno a costituire? Attraversano tutti i livelli e tutti i cicli scolastici e sono legati a una vision, a una visione che la scuola e la comunità condividono insieme. E quindi abbiamo patti che lavorano sulla scuola dell'infanzia, sul primo ciclo, la scuola secondaria fino alle scuole superiori. E li abbiamo raccolti e elaborati nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale dei Patti Educativi che abbiamo realizzato in collaborazione con l'Absus. Ripeto però, a livello territoriale è circoscritto oppure ci sono dei patti che vanno dalla Lombardia alla Sicilia? Abbiamo vari livelli di patti, innanzitutto sono su tutto il territorio nazionale e sono tantissimi, soprattutto quelli sostenuti con il finanziamento del Ministero sono più di 700 e poi vi sono vari livelli di patto, sì. Il livello locale ma anche il livello di città intera fino ai patti che raccolgono più reti di scuole insieme. Bene, passiamo a Pasquale Bonasora, presidente Lapsus, che si spende attraverso la vostra struttura, voi date un supporto per realizzare il patto educativo, il patto tra le scuole. Sì, Lapsus è un ente di ricerca che lavora anche sul territorio costruendo tutte le possibili forme di relazione tra cittadini, persone, comunità e istituzioni, quindi anche le istituzioni scolastiche. In questo quadro naturalmente un ruolo importante lo ha il patto educativo di comunità, proprio come strumento necessario per immaginare un modello scolastico innovativo che riproponga però un cuore antico della scuola, quello del rapporto con il territorio. Ritrovare un rapporto vero con la cittadinanza, sì. Con le famiglie anche, sì, no? Sì, sì. E ci sono delle realtà già allestite, organizzate? Assolutamente sì. La prossima settimana verrà pubblicato il rapporto annuale sullo stato dell'amministrazione condivisa da parte di Lapsus, che analizzerà più di 100 patti di collaborazione e patti educativi di comunità realizzati dalle scuole in tutta Italia. Un'ultima domanda, il patto educativo comporta anche una gestione dei finanziamenti legati al PNRR e Scuola 4.0? Il patto educativo si basa sulla costruzione di relazioni, la relazione è di per sé generativa, quindi capace di attrarre anche risorse di natura economica. In questo senso alcune linee del PNRR, ma anche alcune linee legate ai fondi strutturali o ai fondi regionali legati all'istruzione, possono diventare elementi che favoriscono quel sistema relazionale che rilancia il modello di scuola. Le scuole che volessero aderire ai patti, cosa devono fare? Le scuole che
vogliono applicare questo metodo possono andare sul sito di Indire alla pagina legata all'osservatorio sui patti educativi di comunità. Attraverso quella pagina possono contattarci per costruire momenti legati alla formazione, alla sperimentazione e alla definizione dei patti educativi di comunità. Bene, ringraziamo Giuseppe Mangione e Pasquale Bonasora, abbiamo parlato di patti educativi sempre comunque collegati al mondo del PNRR Scuola 4.0. Grazie.